Ciao ragazzi, oggi siamo qui a Fiano Romano per presentarvi una moto del tutto particolare, forse unica nel suo genere, la LEM J4, equipaggiata con un motore 250 da 21 cavalli. Ma prima di addentrarmi nel raccontarvi questa J4 by LEM, due parole su LEM. Chiunque ha praticato il fuoristrada negli anni 60, 70 e 80 conosce molto bene il marchio LEM. Tutte le nuove leve sono comunque passate per le Mini Cross LEM, è un'azienda che ha sempre creduto nei ragazzi e nel fuoristrada. Oggi LEM ha una nuova proprietà e il titolare è Vincenzo Marasco, un imprenditore molto capace ed intelligente che ha visto in queste moto e in tutta la gamma che LEM oggi produce una vera identità, anzi una nuova identità. Ma cosa rende così speciale questa LEM J4? Sicuramente il prezzo, 2.950 euro, sì, avete capito bene, 2.950 euro più 95 euro per la spedizione in cassa. La moto vi arriverà direttamente a casa, ci sarà da montare il manubrio e qualche altro piccolo componente. Iniziamo la descrizione della J4, poi vediamo chi è indirizzata, lo dirò dopo averla provata. Allora, innanzitutto le dimensioni sono quelle di una 125, quindi ruota 21 anteriore. Il motore è un, ovviamente, 4 tempi, un 250, un Zhongshan, quindi garanzia di grande affidabilità e longevità, soprattutto è pochissima manutenzione, che erogano 21 cavalli. Che non sono tanti, ma non sono neanche troppo pochi. Il peso della moto si aggira intorno ai 130 kg, chilo più, chilo meno. Ma fattore molto importante è il lavoro che è stato fatto su questa moto sul telaio, un telaio completamente rinforzato, caratterizzato dalla trave superiore molto fina, ma rinforzata nella parte di attacco del forcellone e anche del monoammortizzatore, con saldature molto particolari sul canotto di sterzo. Altra particolarità è appunto la messa in moto. Qui c'è la chiave, si gira la chiave e si mette in moto perché ha l'avviamento elettrico ma anche il kickstarter. Siamo passati al lato sinistro della moto, dove c'è una particolarità assolutamente unica: il serbatoio del carburante si trova in parte sotto la cartella di sinistra, o meglio tutta questa parte qua è il serbatoio. E qui c'è quello classico. In tutto sono circa 7 litri di carburante, quindi ha una notevole autonomia, perché questo motore consuma veramente veramente poco. Ma perché questa scelta tecnica di posizionare in punti diversi due serbatoi? Beh, questa moto viene venduta in molti mercati, quindi ogni mercato ha le sue esigenze di ingombri e capienze, ma questo motore è molto alto in altezza, quindi è molto verticalizzato, è un 250, quindi è abbastanza ingombrante, quindi i tecnici hanno dovuto compattare il serbatoio principale aggiungendo questo posteriore. Ovviamente abbiamo due rubinetti, uno a destra per il serbatoio più piccolo e quest'altro rubinetto che governa l'afflusso di carburante al carburatore tramite questo piccolo rubinetto. Voi direte: ok, ma la moto così è sbilanciata? No, perché giustamente a destra troviamo lo scarico che ha un suo peso specifico e a sinistra abbiamo lo stesso peso solo in quantità di liquido di carburante, quindi la moto risulta perfettamente bilanciata. Thank you.
tanto con 39 gradi centigradi non è proprio il massimo provare una moto da fuoristrada. Terreno secchissimo, aria calda, però ce l'abbiamo fatta. Allora, bando alle ciance. Come va questa LEM J4? Allora, globalmente il giudizio è positivo. Vi dico perché. Innanzitutto, a chi è indirizzata questa moto? Certamente non è adatta per fare un motocross serio, ma invece è molto adatta per fare un off-road abbastanza serio. Cosa voglio dire? Lasciate perdere doppi, tripli, non è la moto giusta per voi. Passeggiate, enduro con gli amici, mulattiere, guati, perfetta, perfetta. Leggera, maneggevole, avantreno abbastanza solido, posteriore che sostiene. Ma andiamo per ordine. Iniziamo dal motore. Il motore Zhongshan da 21 cavalli, da 250 cc, ha un'erogazione molto corposa, specialmente ai medi e bassi regimi. È fin troppo appuntita, nel senso che come partite subito c'è coppia, è immediata, e questo è molto utile specialmente in situazioni di mulattiere o di piccoli guadi, in quanto il motore è molto molto pronto. Vibrazioni ne ho sentite veramente veramente poche. Manca ovviamente un po' di allungo perché tutta sostanza e tutta schiena ai bassi e medi regimi, quindi il motore direi promosso. Un po' duro il cambio, specie in scalata da terza a seconda, mentre in salita probabilmente è anche la posizione della leva come è stata progettata, che forse non avendo, come vedete, la parte finale che si chiude, lo stivale rimane sempre un po' rigido su quel punto lì. Comunque questo è un dettaglio, la leva si può cambiare. Sospensioni, forcella abbastanza fluida, morbida. Non è una forcella addormentata, nel senso che sente tutto quello che avviene sotto la ruota anteriore, filtra molto bene i sassi, il mosso e anche i canali. Ovviamente non è adatta per fare il motocross, ma per un enduro soft, ma anche qualcosa di hard, ma senza esagerare. Quindi la forcella, anche questa, promossa. Mano posteriore mi ha stupito per la linearità, funziona molto bene, sostiene il posteriore e senti sempre dove sta la ruota, e questo è molto utile per il feeling del pilota. Posizione di guida direi eccellente, il pilota corre molto bene lungo la serra, anche se si usa soltanto questa parte. La serra, dall'altro, come dicevo in anteprima, è antiscivolo, quindi farete un po' fatica a spostarvi sull'anteriore, però la posizione di guida mi è piaciuta, è molto intuitiva, ti dedica molto feeling. Poi che altro dire, è un prodotto certamente non aggressivo ma lineare, promette quello che mantiene. LEM ha fatto secondo me un ottimo lavoro, con 2.950 euro vi portate a casa una enduro. Una cosa che non vi ho detto è che la moto viene venduta addirittura con le pedane passeggere o con un portapacchi che abbiamo provveduto a rimuovere per questioni di sicurezza in atterraggio da qualche piccolo salto, come avete visto. Quindi direi un prodotto davvero particolare, adatto ad un pubblico che vuole certamente riscoprire la moto off-road ma che non ha troppe pretese. Alla fine sono quasi 3.000 euro, con i vostri amici potete andare dovunque, dove volete, chiaramente in circuiti omologati o comunque su percorsi di campagna non troppo frequentati o battuti. E per il resto cosa dire, vi invito a provarla veramente perché è un oggetto davvero particolare, interessante e direi per un pubblico certamente maturo.